Respirazione profonda. Te ho appena bevuto più di un litro e mezzo. Che siate benvenuti ragazzi in un nuovo incredibile video. Sono sempre io il vostro amichevole Drine di quartiere. Oggi mettiamo di nuovo alla prova il nostro fisico. Visto che sono al mare in costa tropicale, perché non parlare di frutta? Nel mondo esistono 4 tipi di persone: quelli che solo mangiano la frutta, quelli che solo bevono i succhi di frutta, quelli che mangiano la frutta e bevono i succhi di frutta e quelli che la frutta non sanno nemmeno dove cazzo viene. Ho qui con me più o meno 4 litri di succhi di frutta differenti e vediamo quanto succo di frutta riesco a bere prima di pisciarmi addosso. Ho fatto la pipì prima di iniziare questo video, bello fresco. Inizio con quello di col classico succo d'arancia. La frutta serve ragazzi, ricordatelo, sennò vi dà lo scorbuto. Come pirati, volete lo scorbuto come ci avevano i pirati? Non è emozionante. Primo bicchiere a 220 ml. Credo che il succo d'arancia sarà molto più facile berlo che gli altri, perché pesca e pera hanno una consistenza, sono spessi. Questo video, a differenza di quello della pasta, che se non l'avete visto ve lo faccio apparire qui, in quel video della pasta avevo un tempo limite, qui non mi sono messo nessun tempo limite perché tanto il tempo limite lo dà la mia fisiologia. Al momento mi scappa da pisciare, smetto di registrare, vado al bagno. 440 ml, quasi mezzo litro già. Vi è mai capitato a voi di bere tanto succo di frutta o qualcosa simile e ti impasta la bocca come se tu fossi ubriaco? Non è che mi dà il diabete? Quanto zucchero ha? Abbiamo superato il mezzo litro. Quasi vuoto. Scrivetemi nei commenti se vi piace questa tipologia di sfide, perché è una sfida sana ragazzi, quanta frutta si può mangiare e quanto esercizio si può fare. Una bella sfida sana, un bel challenge sano. I succhi di frutta non fanno male in senso assoluto, ma è bene consumarli con moderazione, scegliendo quelli senza aggiunta di zucchero all'interno di una dieta varia e equilibrata. I succhi di frutta non fanno male, però quello che sto facendo io sì. Però farà male se lo fai tutti i giorni. Però visto che io normalmente bevo un bicchiere di succo di frutta al giorno, se per un giorno esagero un po'. Ed eccolo là! Eccolo là! C'è qualcosa di nero dentro il mio succo. Non so che cos'è, ma c'era questo. Non so se lo potete vedere. Lo vedete? Quanto succo di frutta riesco a bere? Ho bene bevuto un litro. Ciao. Effettivamente dopo mi è venuta la diarrea. Però continuiamo con il video. Allora, dopo la chiamata di mia madre e l'incoraggiamento di mia madre, possiamo continuare, anche perché mi manca l'ultimo sorso del primo litro di succo di frutta. Un litro! Tropicale, che non è asce, è ananas, kiwi e arancia. Uff, no ragazzi, questo ha anche un brutto odore. Sembra acqua sudicia! Sta buonissimo. Sembra acqua sudicia. Sembra l'acqua che ho tirato fuori da uno stagno. Sembra l'acqua del Po. Non sto bevendo acqua. Fra un'ora, quando vado a fare la pipì, sicuramente esce pongo. Esce dura la pipì. Guarda. Mi sto pienando di vitamina A, C, E. Un litro e 220 ml. Cincichibon. Come trasformare qualcosa di sano in una distruzione dello stomaco, del fisico di una persona. Cioè ragazzi, ma guarda quanto è denso. Sembra cemento. Sembra una zuppa.
Iscriviti al canale se alla fine di questo video vomito. Dagli like se non vomito. E andiamo già per il litro e mezzo. Sto iniziando a sentirmi abbastanza pieno, sì. Respirazione profonda. Che ho appena bevuto più di un litro e mezzo, che credo che non vorrò più un succo di frutta per almeno un mese. Però ancora, ancora bisogna provarlo, bisogna arrivare almeno ai 2 litri, ragazzi. Sono a 1 litro e 660 ml. Quasi emozionato, cioè. Dai che ci siamo. Dai. Posso muovere tanto, che se mi muovo tanto viene in su il succo di frutta. Ragazzi, io direi di concluderlo qui con 2 litri di succo di frutta. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi siate divertiti. Iscrivetevi al canale, lasciate un grande like e ci vediamo nel prossimo video.